Ciao ragazzi, questo video è in collaborazione con Sara e il suo gruppo di Facebook. Lascio qui il gruppo ovviamente e giù nell'info box sia il link diretto al gruppo che tutti i canali che parteciperanno a questa collaborazione. Io ringrazio Sara e passiamo subito al video. Il primo prodotto che vi faccio vedere è della Dermaclass. È una crema che trovate sul sito, vi lascio comunque giù nell'info box anche il link di questa crema e vi lascio anche nelle schede il video dove ne parlo. E questa qui, già ve ne ho parlato anche in un altro video, sempre per quanto riguarda i prodotti preferiti, continuo ad essere uno dei miei prodotti preferiti ed è una crema anti-age lifting. Questa qui è fatta così, adesso che già di per sé è molto liquida, ma in questo periodo è ancora più liquida col caldo che fa. È un formato da 50 ml, è comunque una crema da viso per il giorno, però io sostanzialmente la utilizzo la sera e la utilizzo anche sui morsi di zanzara che colpiscono mio figlio in modo particolare. Però io mi trovo bene, mi piace tantissimo, mi lascia comunque una pelle abbastanza morbida, si stende bene, si assorbe bene, quindi mi piace tantissimo. Un altro prodotto per il viso che sto utilizzando in questo periodo è un sapone detergente, che è questo qui. Questo è anch'esso frutto di una collaborazione aziendale della Grandeur. Questo è un venditore che comunque si trova anche su Amazon. È un formato da 150 ml, mi piace bene, è un prodotto comunque schiumogeno, basta agitarlo. E devo dire che è abbastanza ottimo, fa il suo dovere, lo uso tutte le mattine e lascia la pelle pulita, fresca e pronta per subito per un nuovo make up giornaliero. Quindi se avete la possibilità di farvi un giro su Amazon, questo qua lo trovate sicuramente. Altro prodotto bio che vi voglio far vedere è questa acqua alle rose. Questa qui, anch'essa frutto di una collaborazione. Questo è un'azienda francese, praticamente è total bio, e quindi io lo utilizzo per struccarmi, mi trovo benissimo. Ha un odore un po' forte per il mio gusto, anche perché non ho mai usato prodotti, ecco, a base di petali di rose o comunque alle rose. E quindi è comunque un prodotto liquido, basta aprirlo in questo modo, come vedete non ha nessun tipo di spruzzino, lo metto direttamente sul dischetto struccante e vado direttamente sugli occhi o sul viso. È un formato da 200 ml. Prodotti per capelli bio, vi faccio vedere questa qui che è la maschera strutturante della Schultz, che io la utilizzo quando faccio gli impacchi o comunque quando faccio, lo metto al posto del balsamo, insomma è questa qui. La uso davvero pochissimo perché comunque la utilizzo soltanto sulle lunghezze, sulle punte. Mi piace tantissimo sia come mi lascia i capelli che il profumo. Eccolo qua, eccolo qua. E la utilizzo comunque in combo anche allo shampoo ovviamente, che vabbè non sto qui a farvelo vedere perché già ve l'ho fatto vedere in tanti altri video. E a volte faccio uso questo come a posto del balsamo, oppure uso il balsamo che comunque della stessa linea e o comunque con lo shampoo mi trovo benissimo. Poi sono prodotti bio e quindi l'importante è non utilizzarla sempre perché altrimenti tende molto a seccare il capello, e questo è adatto tantissimo per chi ha i capelli secchi e per chi ha i capelli trattati. Quindi io avendo i capelli trattati, proprio per il mio caso.
Un altro prodotto che utilizzo per quanto riguarda i capelli quando faccio le maschere o comunque apposta del balsamo è questa, che è una maschera nutriente della Riva Rocher, senza parabeni, senza siliconi, quindi ottimo. Non è totalmente bio, però ha degli ottimi inci. Questa è la sua consistenza, come vedete l'ho anche quasi terminata. Ha un profumo così e così, diciamo, però mi piace per come mi lascia i capelli e quindi la utilizzo abbastanza, come avete potuto notare. Un'altra crema che maschera che utilizzo, diciamo, in alternativa, a volte una, a volte un'altra, sono quelle della Glenova, che io già vi ne ho parlato, che mi trovo strabene, costano poco, hanno degli ottimi inci. Questo è al cocco in modo particolare, però esistono anche in altre fragranze, come ai mirtilli, ai frutti di bosco, insomma, io prediligo sempre il cocco, anche sia d'estate che d'inverno. Per cui mi piace tantissimo anche questa come mi lascia i capelli e quindi sono prodotti che bene o male mi lasciano comunque i capelli come mi piacciono e quindi morbidi, setosi, pettinabili e quindi lucidi e quindi bene o male compro e ricompro sempre gli stessi. Però se mi capita di magari trovare un qualche prodotto che normalmente non riesco a reperire, mi fa piacere, ecco, di provare, anzi se conoscete prodotti magari con buon inci che si riescono a reperire facilmente, non che per forza si debba fare un ordine che non sempre si ha l'opportunità di poterlo fare, mi farebbe piacere se me lo scriveste qui sotto al video. Il primo prodotto, sempre per quanto riguarda i capelli, sono i prodotti della Fito. Io ne ho utilizzati davvero tantissimo, tantissimi. Uno dei tanti è questo della Secret de Nuit, questo qua, che è molto, che è praticamente un prodotto per la notte. Infatti, questo si utilizza, è una crema, si utilizza la sera prima di andare a letto. La utilizzo ovviamente dalla lunghezza fino alle punte e vi assicuro che questo non vi lascia nodi il giorno dopo, sono comunque morbidi, comunque mi piace come mi fa l'effetto la mattina, quindi non ho bisogno, anche se mi faccio i capelli liscissimi, magari non lo utilizzo il giorno stesso che faccio lo shampoo, però lo utilizzo già dalla sera dopo. Il liscio che ho il giorno prima, il giorno dopo è ancora lì bello e fatto, ecco. Infatti io non uso spazzole e fono tutti i giorni, la utilizzo soltanto una volta a settimana quando faccio lo shampoo. In questo periodo che fa caldo cerco sempre di farmi lo shampoo, però li lascio così come vanno, perché comunque non ce la faccio a stare troppo tempo con la spazzola e il fono. Insomma, questo è un prodotto comunque all'olio di macadamia e di ceramidi. Poi ha polifenoli d'uva, poi ha l'estratto di orchidea nera e insomma, è un prodotto ovviamente che è senza risciacquo perché comunque si utilizza la sera quando si va a letto. Infatti qui, come vedete, c'è anche bello che è scritto. È un formato da 75 ml e non costa pochino, in farmacia lo trovate, però vi dura tantissimo. Io ho visto che comunque per quanto mi riguarda la lunghezza è quella che è. Come potete vedere, mi arriva un po' sotto, un po' prima del seno e in avanti. Dietro sono un po' più lunghetti, però servono davvero poche poche gocce e io per un mese ce la faccio abbastanza. Quindi io, se anche voi, non lo so, vi piacciono i prodotti della Fito, volete provare qualcosa di nuovo, però dovete sapere che non è un prodotto low cost e quindi io quando lo finisco lo ricompro sempre. Non è un prodotto bio, però ha buon inci. Mi piace davvero tanto. Poi comunque la Fito fa dei prodotti anche buoni anche per l'estate. Insomma, io mi sto trovando bene, mi sono sempre trovata bene e quindi continuo a riacquistarlo ogni volta che mi finisce. E con questo è tutto, ragazze. Io spero di esservi stata d'aiuto. Ringrazio Sara.
Un bacio cara e un saluto a tutte le ragazze che hanno collaborato per questo video. Giù vi ripeto, tutti i canali che partecipano a questo video, tutti i miei social, qualora voi vogliate venire anche lì a seguirmi, fa molto piacere, sono su Instagram molto molto attiva e quindi vi aspetto, vi mando un bacio grande e noi se volete ci vediamo alla prossima. Ciao ragazze!